Buongiorno a tutti. Buongiorno. Quanti anni avete, grosso modo? 11. 10. 10 tu? Sì. Gli altri 11? No, linea 10. Allora guardate, state molto attenti. Io mi chiamo Zamboni Silvio. Nato il 23 agosto 1928. Ora ho... Chi è capace di fare io, i conti? 83 anni. Bravo, strega! Bravissimo! Quasi come mio nonno. E allora gli anni corrono per tutti, anche per me. Lei durante la guerra ha perso parenti? Sì, nella prima guerra mondiale tre Zamboni, tre zii. Nella seconda guerra ho perso due case. Questa che era del Conte Tra e anche una che era della mia mamma che aveva ereditato mia mamma. Due case abbiamo perso. Adesso vi racconto lo spavento più grande che ho avuto durante la guerra. Succede che quando che lavoravo là a Pozzo Basso Ala, che era al sicuro come per i bombardamenti, vado a lavorare verso le 2 pomeriggio. Quando avete finito, ecco. Guarda che gentilezza, brava. Allora succede che capitano 5 cacciabombardieri per bombardare Serravalle. Vengono fuori dalle montagne e dopo fanno la picchiata, sganciano le bombe e 4 vanno nella valle e uno si gira e viene su a raso del bosco. Ossia quelli, dico, e viene a sbarrarmi a me. Allora mi sono piegato sotto a una specie di promontorio dove che frana nelle strade di bosco, dove che frana, resta sempre un po' di tetto sotto, dove che frana, no? Che resta il codex che tiene. Allora mi sono messo così e mi ha tirato una scarica di mitraglia. Che ho preso uno spavento, pallottole qua, pallottole là e sono ancora vivo. È stato lo spavento più grande che ho ricevuto, perché mi ha visto che era il bosco nudo, perché l'inverno non ci sono foglie, e mi ha visto, allora è venuto, avrà detto lo faccio fuori quello lì, e sono rimasto vivo. Uno spavento potente. Che ci c'ero dentro ancora, a dire la verità. Beh, un'altra volta andiamo ai Marani di Ala a lavorare in ferrovia, suona l'allarme della Montecatini e tutti scappano, che eravamo lì in cosa, come si dice, sulla ferrovia, appena scaricato il bombolo dell'ossigeno per tagliare le lame e tutta quella roba lì, e che era anche un Pernecker, che era di Caliano, assieme. Scappiamo, dopo 200 metri scoppia una bomba lì, ritardaria, e ci sono stati anche dei morti. E per fortuna è scoppiata, eravamo a 200 metri, ho visto nel cielo tutto sassi e terra ghiacciata per aria, ho fatto così, ho capito? È andata bene perché non ho preso neanche un sassolino così sulla testa. Ecco, adesso ho finito. Vi posso fare una domanda? Sì. Sul posto qua? Si può raccontare la prima volta che è tornato dopo i bombardamenti? Quello che è stata la sua impressione? Sì, dunque... Io sono il primo bombardamento, io ero Ala il 4 novembre. Sono arrivato qui alle 5 e in fondo alla campagna erano 5 buche e ho preso in mano una scheggia, era ancora tepida. Da mezzogiorno alle 5 la sera era ancora tepida. Nuova fiammante, perché le bombe, mia mia, di quelle che si trova adesso con su, tanto così di ruggine. E dopo la gioia è stato che ho trovato tutti vivi. Perché ti, Carlo, mi pare che devi appena portare i buoi in stalla, mi pare. Quando sì, che sì, è arrivato proprio. Ero in via Febbia Febbia. Beh, qua è conte che qualcosa cattiva, che ti chi è, mi ero Ala. Quando che
venivano le formazioni di aerei, erano 9 ogni formazione, 3, 3 e 3. Gli apparecchi erano disposti così. Vedete? Questi puntini rossi erano 3 apparecchi che bombardavano soltanto la contraerea e sganciavano 15 bombe l'uno, ogni apparecchio, al fosforo e scoppiavano per aria, il fosforo con l'ossigeno si incendia, era una pioggia di fuoco. Allora quelli della contraerea saltavano dentro subito nel rifugio per non essere colpiti dal fuoco che scendeva. Una cosa spettacolare a vedere, sapete? Ma grazie a chi lavorava sotto. Ecco. E dopo c'erano i castighi dei militari tedeschi, perché non si poteva mica fare quello che si voleva, sapete? Allora, puntualità sul lavoro. Non si poteva ritardare neanche di un minuto. Tedeschi. Ecco, tedeschi. Chi ritardava ad arrivare sul posto di lavoro, la pena era aumento di 10 volte, esempio, se 10 minuti ritardava, volte 10, veniva 100 minuti di pena su 10 minuti di ritardo. Presentarsi all'ora del pranzo con la gavetta poco pulita, niente pranzo. Per poter mangiare si doveva pulire direttamente la gavetta. Mi è successo anche a me, che ho dovuto andare a lavarla bene perché c'era solo una crostina. Ma insomma, quanto che non c'è acqua, come fai a pulirle? Appropriarsi di cose degli altri, rubare. Dunque, appropriarsi delle cose degli altri, vi racconto un fatto. Avevo un amico di lavoro che si chiamava Leonardelli Vigilio di Rovereto, era di miei anni, 16 anni, e si è permesso di aprire il fucile e di prendere una cartuccia a soldato. Che noi, quando che si faceva la preparazione per fare lo stolno, che dice, ma per fare la galleria dentro nella roccia, si combinava una quindicina di esplosioni, di mine, per andare avanti. Dopo si portava fuori tutto il materiale e dopo sempre così. E uno dei due, o io o questo Vigilio, dovevamo portare fuori l'arma prima di dar fuoco alle mine, perché aveva l'arma attaccata lì, che si lavorava dentro. Succede che un giorno porta fuori l'arma e io tenevo la lampada per accendere sti 12-13 mine, una roba paurosa anche quella. Succede che lui le ha preso fuori una cartuccia per farsi l'accendino delle sigarette. Si accorge il soldato che le manca la cartuccia, il comandante decide di fare la perquisizione a tutti i zaini che era nella camerata intanto che eravamo a lavorare, e trova nel zaino di questo Leonardelli Vigilio la cartuccia. Allora la sera dopo cena, riunione, c'era l'interprete che era della Val di Non, dice è stato trovato così e così, e allora diciamo Leonardelli Vigilio presente allora l'Arenafora sto putelot, si mette qua, va bene. Allora dice, da informazioni del comune di Rovereto è risultato che ha avuto la meningite, pertanto è perdonato perché ha avuto la meningite da bambino, dalle informazioni. Tuttavia le faremo una funzione di penalità. Allora, un soldato porta fuori un banco, perché eravamo in una sagrestia di una chiesetta lì, a Pozzo Basso. Un soldato porta fuori un banchetto, fa inginocchiare
Leonardo Eli Vigilio, un altro soldato gli tiene giù la testa, un altro una mano, un altro l'altro, e dopo il sergente leva il cinturone, giù le braghine e sul sedere cinque frustate, urli così, faceva questo bambino, urli, disperato, e tutti in fila a darne una per uno. Poi ero secondo nella fila io e quello del Castel Pietra là, di quello Undertoller, Nevera, ci siamo spostati sempre più indietro, fino che siamo andati fuori dalla porta, perché troppo spavento a vedere abbattere così un bambino. Capito? E sentivamo le urla fuori nel cortile, perché ci avevano detto che chi non le dà sarà sottoposto a altrettante lui. Siccome probabilmente hanno visto che sono un bambino anch'io e che mi sono allontanato, forse hanno chiuso un occhio. E poi il giorno dietro è fuggito anche lui. Pensate che terrore! Basta, ho finito. Prego. Lei ancora ricordi di parlare? Sì, ne ho tanti. Sono stato anche a Peri quando hanno bombardato un treno personale e c'era una carrozza nell'Adige. E là ci hanno fatto un discorso prima di partire a lavorare, hanno detto: chiunque si impossessa di qualsiasi oggetto sarà fucilato sul posto. Perché là c'erano valigie e 280 morti, che ho sentito la telefonata del capo stazione. Noi siamo andati giù due giorni dopo il fatto a lavorare. Qualsiasi cosa che uno si teneva, fucilato sul posto. Quelle erano le leggi.